Oggi per la nostra intervista scientifica abbiamo il piacere di avere con noi il professor Lino Di Rienzo Businco, specialista in otorinolaringoiatria, e il professor Andrea Di Rienzo Businco, specialista in allergologia, Ospedale Sandro Pertini di Roma. La prima domanda che volevo farvi è la seguente: in questi giorni ci troviamo spesso di fronte al problema della iperreattività delle alte e basse vie respiratorie da agenti virali, il Covid-19, e da irritanti chimici ambientali. Quali le soluzioni migliori per tenere sotto controllo i sintomi? Buonasera a tutti, sono Lino Di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra e mi occupo di malattie respiratorie. E in questo momento di infezione da coronavirus, così diffuso, sappiamo come riconoscere i sintomi delle infiammazioni legate all'inalazione di sostanze irritanti e pensiamo agli ambienti confinati, quindi alla necessità di cui tanto si parla di sanificare gli studi professionali piuttosto che gli ambienti dove vengono incontrate le persone per motivi soprattutto lavorativi, oltre che per igiene personale di chi vi abita. È molto importante riconoscere i sintomi respiratori che sono fondamentalmente localizzati sui recettori della mucosa nasale, dove elettivamente si localizzano a livello delle cellule mucipare, produttrici di muco a livello del naso, i recettori che possono essere stimolati dagli irritanti. E quindi pensiamo alla produzione di muco, agli starnuti, al prurito nasale e all'abbassamento della voce quando lo scolo di muco tra naso e gola interessi la laringe e la gola. Sì, i distretti che possono essere interessati, io sono Andrea Di Rienzo Businco, allergologo. Sono quelli del naso e della gola, come ci ricorda l'otorino, ma possono essere anche quelli degli occhi, per esempio la congiuntivite, che sappiamo può essere riferita sia a fattori virali, il coronavirus tra i sintomi annovera anche l'interessamento degli occhi, e invece anche ad irritanti chimici degli ambienti, qualche volta un solvente troppo concentrato, utilizzato non correttamente per pulire, per disinfettare, può dare questo tipo di effetto. Altro distretto interessato da questa infiammazione è quello delle basse vie respiratorie. Parliamo di polmoni, quindi nel caso del virus, tragicamente la prima causa, complicazione che porta purtroppo più grave alla morte nel caso di coronavirus, ma anche nel caso degli irritanti, una crisi d'asma è possibile quando questi irritanti chimici ambientali, tipici dei detersivi più volatili, arrivano nelle basse vie respiratorie e possono creare questo problema. Quale rimedio terapeutico, medico e o microchirurgico è più opportuno per l'infiammazione delle alte vie respiratorie? Per quanto riguarda le terapie per risolvere questo problema, la prima cosa importante è fare una diagnosi, cioè saper distinguere se è stata una reazione dovuta a un fattore infettivo o dovuta a un'allergia. Abbiamo oggi tanti strumenti per poterlo fare a livello diagnostico, uno specialista allergologo ha dei mezzi anche semplici come utilizzo, ma molto sensibili e molto specifici per individuare un'allergia, così come i sintomi clinici ci possono far pensare al problema del coronavirus. Da un punto di vista terapeutico, ovviamente le strategie cambiano, abbiamo oggi dei farmaci molto efficaci per controllare le allergie e anche per quanto riguarda il coronavirus, dei nuovi protocolli di utilizzo di diversi distretti farmacologici che ci stanno aiutando tanto anche per risolvere il problema della terapia di questo virus in tanti casi ove questo è possibile. Ultima cosa delle allergie, nelle allergie possiamo anche disporre di terapie più specialistiche, che sono le immunoterapie specifiche desensibilizzanti, che ci portano a un controllo immunologico ancora più efficace dei sintomi delle allergie. Quando le armi a nostra disposizione non siano sufficienti, ci deve aiutare l'otorino. Come ci può aiutare l'otorino? Ce lo dice lì. Sì, le terapie mediche, come ricordava Andrea, sono molto efficaci soprattutto quando prescritte con un raziocinio, cioè dire intercettando i sintomi e curandoli prima che la tempesta così infiammatoria coinvolga più distretti del nostro albero respiratorio. È molto importante riconoscere precocemente con una diagnostica avanzata, specialistica, sono esami assolutamente non invasivi, indolori che possono e dovrebbero essere eseguiti su tutti i pazienti con infiammazione
infiammazioni ripetute da inquinanti degli ambienti confinati, sappiamo, ricordava Andrea, che anche all'interno delle nostre case, dei nostri uffici, spesso con scarso ricambio d'aria, questo oggi è un problema assolutamente da combattere, aerare i locali è una misura fondamentale per l'igiene, e quindi accanto alla sanificazione è molto importante evitare che gli irritanti indoor, cioè degli ambienti confinati, si depositino nei nostri filtri respiratori. E i primi filtri a essere interessati da queste infiammazioni sono i famosi turbinati, le mucose con cui riscaldiamo l'aria, la dovremmo filtrare, umidificare, condizionare, sono da preservare, da trattare col massimo rispetto, e quindi quando si gonfiano e prolassano ostruendo la ventilazione dei segni paranasali, con fastidiose sinusiti o rinosinusiti allergiche, possiamo sgonfiarli attraverso l'energia delle radiofrequenze di terza generazione, che con queste minuscole antenne sono in grado di rimodellare i turbinati in 30 secondi, 40 secondi, un tempo inferiore al minuto, ricanalizzando e riguadagnando con una buona ventilazione la salute delle vie respiratorie e rinforzando i meccanismi di difesa di tutto l'albero della via aerea. E lo stesso i palloncini con cui dilatiamo a pressione in 7-8 secondi i canali di comunicazione ostruiti eventualmente tra naso, seni o addirittura orecchio, perché le rinootiti, le otiti catarrali da infiammazioni possono anche riconoscere questa causa, rappresentano delle armi mini invasive da tenere nel nostro armamentario terapeutico quando le cure allergologiche avessero bisogno di un aiuto in più. Infine, quali sono i vantaggi e gli eventuali svantaggi legati all'uso delle mascherine? Per quanto riguarda le mascherine, oggi è molto importante, abbiamo parlato di sanificazione per portare a zero l'impatto del virus in un ambiente confinato, un negozio, uno studio medico, abbiamo ripetuto tante volte come questo sia importante. Bene, i vantaggi sono evidenti, le mascherine da quelle più semplici a quelle più evolute hanno la capacità di limitare il contagio del virus. Ricordiamoci, il virus quando non sta nell'ambiente, come per esempio appunto dopo un'avvenuta sanificazione, l'unico portatore del virus può essere l'uomo stesso. Quindi questo filtro che viene messo subito a coprire il naso e la bocca è un filtro meccanico che impedisce al virus di circolare. Tra i vantaggi dell'uso delle mascherine, quello evidente è quello di bloccare il virus, il contagio, c'è anche per gli allergici, perché no, quello di evitare che nel naso vadano gli allergeni. Quindi soprattutto per gli allergeni che si trovano all'esterno può essere un vantaggio in più indossare la mascherina per filtrare in qualche modo anche parte degli allergeni che irrimediabilmente respiriamo quando usciamo all'esterno. Evidentemente però, legato all'utilizzo delle mascherine, oltre ai vantaggi di cui vi parlavo, ci sono evidentemente anche dei piccoli svantaggi. Di questo sicuramente l'Otorino ci potrà informare. Sì, due pillole sull'utilizzo delle mascherine. Intanto vanno cambiate in maniera frequente, tanto più le si indossa durante la giornata parlando, quindi con le goccioline respiratorie stesse si umidificano, si deteriorano, e quindi non può durare l'utilizzo di una mascherina più di 24 ore. Quindi cambiarle frequentemente ha due vantaggi: mantenere il potere filtrante, sappiamo che le mascherine chirurgiche filtrano circa il 78% di tutte le particelle infettive e irritanti, fino all'FFP2 e FFP3, 92-98%, quindi estremamente efficienti a patto di cambiarle. Ma soprattutto ricordiamo, come diceva Andrea, che esse stesse possono diventare veicolo di infezioni. Vediamo tantissime vestibuliti, infiammazioni, infezioncelle della pelle, dell'ingresso delle narici, che sono dovuti anche a banali stafilococchi, germi di superficie, legate sempre alla scarsa ventilazione delle nostre vie aeree e all'involontario insemenzamento con germi legato alla prolungata chiusura delle vie aeree attraverso le mascherine. Quindi consiglio da portare a casa, appena possibile, all'aria aperta, col distanziamento sociale adeguato, privarsi della mascherina e cercare di respirare aria pulita, specialmente in questo periodo in cui il PM10 è veramente ridotto a motivo del ridotto traffico urbano. Allora, un saluto e grazie dell'ospitalità a GH per questo spazio che ci ha dedicato. Grazie a voi, buona serata e buona salute a tutti.